quindi Flocco. Sì, sarà Flocco e Toga. Non ci stiamo fuori. Ok. Faccio un backtrack per... Per informazione, con NAC 1014 nel caso. Grazie. Sì, 014. No, c'è proprio la pendenza. Sì. Vabbè, lo riprendo piano piano. Clear for take off, come fai? Ciao, un attimo, facciamo un brief e ci sentiamo. Allora, PMPF? Pulito è. Ok, facciamo un briefing. Quindi, flap 2, confermi? Sì, mi ha detto flap 2 per il decore. Break sounds ce li... sono in realtà break off no, hanno quel fail. Ok, dobbiamo fare una checklist per sì. Velo di line. Vabbè, siamo già, ce l'hai lì forse? Ah, c'ho quello, ma no, ce l'ho io. Va bene, quale vuoi? Dovremmo fare la velo di line. Va bene, cabin secure, c'è un selector norm TCAS Taro Pax off anti-ice not required before the checklist complete runway 1-5 siamo da 1-5 siamo sì, ho fatto backtrack, va bene, ecco. È un problema, sì, no, è un problema perché abbiamo messo sulla 33, ma tanto va bene così qua. Ah, ok, mi ricambio il codo di marcio 1-5 proceed insert claim reduction of water. Vediamo subito, qua c'è una biomark, cioè c'è qualcosa così, baia. Ah, sta partendo adesso? Sì, sì. Allora, performance, cinema, bene, 1600, intanto vedrai flashartelo davanti a te. 1600 appare qui? Sì, ti vedrai praticamente thrust lever climb flashartelo. Okay. Se lo ignoro, sì, non conosco. Sì, sì. Ok, altro da sapere, giusto per... io di qualcosa che ho visto in questi giorni. Facciamo il contrario, quindi decolliamo, andiamo verso destra, okay. Ci fermiamo a 3000 piedi e dopodiché rientriamo in visual per la 1-5. Ok, quindi stabilizziamo 3000. Anche 2000, se poi facciamo okay. 2000. E dopodiché 133, va bene così, che non so quant'è adesso, 100... Daranno i track, non lo conosco. Daranno i track di adesso? Sì. Sarà 1-5-0. 150, sì, no, proprio quella della pista, non sarebbe proprio 100, proprio 150, va bene, mettiamola così. Diciamo che siamo a 150. Ok, parking brake, ok, parking brake off, va bene. Stable. Flex. Yeah.
attacchi indietro. Leggi gli FME, quindi speed al start. Ok. Ricordati che abbiamo un flap a 2 per il decollo. Possiamo dire, o andare a 1. Sì, esattamente. Sì. Flaps 1. Flaps 1. Speed check, flaps 1. Io non sto seguendo le. Non ho la procedura. Andiamo tranquillamente sul mare. Ok. Andiamo per prua. Da una prua? Sì, sì. 2000, livelliamo 2000. Sì, 2000. Flap. Flap up. Speed check, flaps. Sì, 330 va bene, quindi tra l'altro la procedura la vedi adesso qui davanti a te. Ce l'ho. Ok, quella è la VOR. Lo dovremmo fare è andare outbound fino a Reggio Calabria 13, poi viene a sinistra l'onda e riscende. Quello che faremo noi, visto che è questo, faremo da sinistra. Allora, continuiamo ad andare. Sì, 5 miles, get down.
sì, sembrerebbe già più centrato così. Ok. Flap full. Mi pare che Fabio abbia detto che si è centrato la full. Qui c'è flaps full. Man mano che ci avviciniamo poi non la si ridurrà. Si ridurrà. Gli ultimi 3 sono live. Torno di checklist. Ok. Cavi. Secure. Auto thrust. Oh, set. Climb. The speed. Okay. Speed. Ok, speed. Guarda altitude. 4000. I can Nemo. Questo va bene. All green. Landing on blue. Landing check is complete. Clear to land number 15. Sono degli avvicinamenti che dal punto di vista, essendo non precision,
hanno delle threat che ovviamente devono essere identificate e che possono portare ovviamente a un carico di lavoro aumentato, cioè il fatto di volare e di volare fully managed, impostare la procedura, full briefing, capire e creare un modello comune per tutti e due i piloti in modo tale che si arriva poi a fare l'avvicinamento tutti e due, sappiamo quello che deve essere fatto e come deve essere fatto. Quindi è un po' come impostare il videoregistratore per registrare il programma preferito e poi vederlo lavorare. Eh sì. Ripeto, si può fare anche tutto quanto in manuale, il Visual Approach, ILS, Raw Data, Radar Vector, tutto in manuale, col BERD, come l'abbiamo fatto, che come hai visto è utilissimo. Questo cosa fa? Questo praticamente ti passa dall'heading vertical speed al track FPA, cioè il BERD, quindi quello che tu stai volando qui è più una track, ovviamente quello che vado a selezionare, e poi se io ci metto sopra il diamond verde, sto volando effettivamente la track, se ci metto sopra la lineetta gialla che è la prua, sto volando la prua ovviamente. Se sono in track FPA ci andrò a mettere la track del magenta diamond, scusa, del green diamond.